Olè, finalmente! Siamo tornati alla sorgente. Bene, la missione dei pinguini è andata finalmente. È durata tantissimo solo la parte dei pinguini. Benissimo, ora posso ricongiungermi coi miei simili. Ehi, un attimo, quelli sono... No, non può essere. Però devo andare là, devo esserne assolutamente sicuro. No! Guardate! Quello è diverso da noi! Prendiamolo in giro! Non prendetemi in giro. So che sembra una follia, ma quel leone laggiù sembra mio pa... Sta zitto! Ti prenderemo in giro e ti lasceremo dei Zitto! frutti! No, tu stai zitto! Tu stai Aspetta, zitto, mi hai detto coglione! tu di stare zitto per primo, eh? Va bene, è una guerra di mango allora. Mi servirebbero dei mango però, eh. E via! Ah, ok, basta solo spaventarli così col mango. I leoni più coraggiosi della storia. Ecco fatto. Ah, pensavo mi avrebbe lanciato una moneta, invece era una scarpa. Guarda, va bene così. Grazie. Forza allora. Volete fare a botte con Scusa, me? scusa, mamma! Volete fare a botte con un leone diverso, eh? Io vengo dalla strada, eh? Di New York, più che altro. Ecco fatto, tutte le monete e i leoni spaventati. I riti di passaggio. Che bello. Credo che anche questa sarà una missione lunga. Chiedo scusa, signore, ma non ci siamo già visti da... Alekai? Sì, sarebbe Alex. Non ti ricordi niente, vero? Sei nato qui, ma sei sparito che eri ancora un Wow, cucciolo. proprio Sparito? la Come trama lo buttata sai? in Chi faccia sei? Mio così. padre o cosa? Papà! Figlio! Bentornato! Padre, figlio, Ehi, ehi! ciao! Prima di dire bentornato nel branco, deve riuscire a superare i riti di passaggio. Proprio Dobbiamo la mettere alla trama prova la sua tagliuzzata, ma proprio forza. veloce, incollata con la La colla prima così. cosa che un leone adulto deve sapere è come badare ai cuccioli. Allora vediamo come te la cavi con uno di loro. Ciao, piccoletto. Non salutare, prendilo. Ok. E quando. Creatura. Secondo me scappa. Lo sapevo, guarda. Era talmente ovvio che sarebbe successo. Ok, questa è Ottimo una zo. lavoro, figlio mio! Ah. Presto potrai vivere con noi! E così, subito? È stata una cosa più veloce di quanto pensassi. Ah, ecco perché ce ne sono altri. Vieni, dai! Ecco Prendi il branco fatto. orgoglioso di te! Miau. È un Simba brutto quel leone. Continua così, figliolo, puoi Preso. farcela! È stato facile, dai. Prossimo leoncino. Aspetta, scusa un attimo, che qua mi sembra di aver visto. Ecco, appunto, mi stavi per far perdere. Niente, ormai è andata. Stavo per perdere una moneta, ma. Questo mi fa tornare in mente i miei Alla riti! Super Mario. Ai miei tempi, però, dovevamo prendere dei bufali inferociti! Ah, beh, certo. Ai tempi dei boomer leonini. Allora, aspetta che prima prendo le monete. Anche se quella là ormai è andata persa, però vabbè, amen, sti cacchi. Ecco fatto. Arrivo, leoncino! Tale padre, tale figlio! È Si stata usa anche dalle la tue più parti, veloce questo di tutte, detto? questa. Questa è stata velocissima. Bravo, Bravo, bravo. Alex, bravo. Ma non montarti la testa. Devi ancora fare molta strada per diventare un vero leone. A dire il vero, mi sento già un leone io. Allora spiegalo al muro. Cosa? Ok. Signor muro, io... No, voglio dire che devi scalare il muro fino ad Signor arrivare in Muro. cima. Oh, bene. Sarà una scalata facile, no? Salta dove Ci puoi sono arrampicarti, monete? figliolo! I tuoi forti artigli ti permetteranno di reggerti e salire! Ah, proprio così semplice. Il comando di salto ti permette di saltare da una posizione all'altra! Provaci! Guarda, sono contento così. Ok, proseguiamo. Secondo me quel avvoltoio lì ci darà problemi e dovremmo ucciderlo.
Aiuto, ho sbattuto contro il sasso. Dai, dai. E che cavolo, non posso saltare in questa zona. Ok, mango? Credo di sì. E dai. Ah, ecco, alla fine è morto veramente. Ok, piano piano. Buono, buono. Saliamo, prendiamo moneta. Saliamo e continuiamo. Uno e due. Perfetto. Sono arrivato in cima? Penso di sì. Miau. Beh, hai trovato i cuccioli e sai scalare un muro. Ora è il momento della vera prova. Quella non era una vera prova. E che cos'era allora? Una specie di giochetto. Adesso è chissà come mai lo immaginavo. Che ogni leone deve superare il nostro rito più sacro, il gioco delle sedie. Stai scherzando? Non scherzo mai sui riti, sulle sedie, su nulla. Ah, certo. Figlio, oh no. Sai come funziona? Continua a camminare finché non si ferma la musica. Poi premi il comando corrispondente a una sedia libera. Premilo più volte, il più velocemente possibile. Va bene. Il gioco della sedia. Secondo me la perdo una partita. Vai via. Guarda che mi arrabbio. Arrabbiati. Bravo, questo è fatto. Persino per me. No. Oddio. Sto davvero giocando a un gioco simile io? Amici miei. Guarda un po'. Ho barato. Ho barato. Dacci un taglio. E muoviti tu invece. Facci piano, amico. Stronzo. Ce l'ho fatta. Io sono seduto. Peggio per gli altri. Peggio per gli altri. Io non so perché abbiano il gioco delle sedie i leoni in Africa, ma guarda, sono contento così per loro. Al contrario pure. Va bene. E ho vinto di nuovo. Persino per me. Persino per me. Forza leoncini, muoviamoci. Mostrate pure la vostra meraviglia. Oh sì. È durata veramente niente sto giro. Poi non ci gioco più. Va bene. Ok, o ci muoviamo qui o ci fregano le sedie. Mia. Ecco, è così che si fa, amici miei. Ce l'ho fatta. Quel leoncino là in fondo mi stava antipatico. Non ci gioco più. Sono rimaste solo due sedie. Chi le vincerà? Dai. Muoviti. Dai! Dannazione! Lo so che lo fanno apposta per farmi perdere qua. Ferma sta musica! Ecco, è così che si fa, amici miei! Poi non ci gioco più! Ok, l'ultimo giro. Corri, corri, corri! X quadrato cerchio X. Corri! Sì, sì! Ecco fatto! Sono troppo in gamba! Sì, hai battuto dei bambini, bravo! Ce l'hai fatta! Figliolo, hai dato prova del tuo valore nel gioco delle sedie. Minchia! Ehi, 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 non correre troppo, Zuba. Ci sono altri riti di passaggio. Come la scalata del muro. Guarda che l'ho già fatto. Hai problemi di memoria, Makunga? No, ingenuotto. Hai scalato un muro, ma era solo una piccola staccionata in confronto. Un piccolo muro! A proposito, ti lanceremo contro qualche oggetto mentre Minchia. Tu salirai. Divertiti. Alla faccia di qualche oggetto, mi hanno lanciato. Stavano lanciando dei macigni giganti. Oh, guarda, ci sono dei soldi nascosti. Aspettiamo che passi la roccia. Corri, corri, corri.
Ecco fatto. Prendiamo già quelle poche monete che riesco a prendere, già che ci siamo. Aspettiamo. Ah, giusto. Pensavo che ci fosse il passaggio lì, invece no. Perfetto. Aspettiamo che passa. Ecco fatto. Semplice e pulito. Un po' come questo gioco. Allora, aspettiamo che adesso ne lanciano un'altra. Ecco fatto. Sbrigati. Che culo. Ecco fatto. E anche questo muro è stato scalato. Ben fatto, Alex. Scommetto che ti senti fiero di te, ho ragione? Ma io sicuramente. Ma devo ancora starti a sentire. Ora dovrai cimentarti con il gioco più terribile che si possa immaginare. Palla prigioniera. Ah, bello. Io devo schivarli. Ma il ruggire mi serve a qualcosa? Ma io ovviamente non posso uscire, ok? L'importante è che sia il gioco a dirmi che non posso uscire. Ora ti spiace stare fermo? Così posso centrarti il testone. Ma è facile, basta continuare a fare destra e sinistra qui. Ok, ora inizia a diventare un po' più impegnativo. Uff, che culo. Mi stava per colpire uno, eh. L'ho visto. Lanciami il mango. Grazie. Tienitelo. In faccia proprio di cattiveria, duro e cattivo. Micchia, dove l'hai lanciato? Ma è più facile così. Cioè, se devo solo schivare è una cosa. Se devo colpirli è molto più facile. Vieni a prendere il tuo mango. Lui lo lancia a volte. Merda. E dai, stavo andando a prendere il mango. Colpa mia. Meno male che ogni tanto qualche leone ci aiuta, dai. Scritto sopra. Ho un mango col tuo nome scritto sopra. È necessario che continui a colpirmi. Ma dai. Quando, quando lancia, il problema è che si ferma. Dimmi un po', sono senza mango. Questo mango. Ma no, il mango di solito è morbido, dolce, buono. Grazie. Non riuscirai ad evitare il mio mango a effetto. Il tuo mango ad effetto. Dai. Senti, mi hai preso, ok? Non c'è motivo di insistere. Che culo. Dammi del mango, sbrigati. Prendi questo, ragazzino. Sbrigati! Ricarica! Che cosa ho fatto per meritarmi tutto questo? Lanciarmi del mango? Sarai più veloce tu. Ne manca uno. Mango volante. Adesso lo scopriremo. Hai già vinto. Che culo. Pare che siamo stati troppo gentili con te, Alex. Sono stato troppo buono. Per essere troppo buono, non dovresti essere buono prima? Hai lo stesso carattere di tuo padre, ma non ti basterà il sarcasmo per superare il l'ultima percorso prova. Ostacoli. Questa volta ti divertirai! Dovrai correre, saltare e scalare fino a raggiungere il prossimo checkpoint! Guarda, mi sto in fretta. Usa i tuoi sto morendo felini. Dalle risate. Sto morendo dalle risate, padre. Vabbè, almeno posso riprendere le monete perse prima. Sì, se non ti blocchi a mezz'aria, guarda. Sono anche più contento, Alex, in realtà. Ecco fatto. Chissà perché non mi sorprende il fatto che stiamo riutilizzando la stessa zona di prima di andare a prendere i cuccioli. Stai andando forte! Cerca di reggerti e andrai alla grande! Va bene. Ora devo andare di qua. E ora torno indietro di nuovo. Dove devo andare? Di qua.
Perfetto. Ci sei quasi! Ah no, ok. A dire il vero no, ma voglio incoraggiarti. Ci sei quasi? In realtà no, però va bene lo stesso. Grazie. Ecco, questo potrebbe richiedere un po' di tempo. Dipende com'è la zona. Salta, bravo. Tempo così, extra. Continua, dai! Devi essere più veloce. Altra scalata, altri soldi. Grazie. Salta però, Alex. Farlo sul serio. Alex, sei quasi. Ecco. Vabbè, lasciamo perdere che ogni tanto vediamo attraverso il muro. Dio mio. Fossi caduto, era un problema. Ecco. Come troppo lontano. Ehi, ehi. E niente. Ecco fatto. Alex, sei stato grande, figliolo. Mancano solo un paio di riti di passaggio e ce la farai sicuramente. Un padre queste cose le sente. Ce la farai sicuramente. Beh, mi dispiace interrompere questo momento, ma devo presentarti il più grave errore di madre natura. Sentiamo. Il terribile frutto durian. Oh no. Ci siamo già conosciuti. Anzi, pare che non riesca a starne lontano. Di sicuro non ci riuscirai oggi. Prova a essere l'ultimo leone a finire con il durian in mano e boom. Cosa? Ah, ok, e passa la bomba. Ok. Sì, ma quando arriva a noi, la continuano a passare a noi. Appena ci arriva dobbiamo subito girarla. Oppure posso aspettare. Guarda, lascio perdere. Va bene così. Guarda, lo accetto. Stupidi. Lo accetto tutto. Come avete potuto perdere contro questo cittadino? Perché lui non è un normale cittadino. È il mio cittadino. Sì. Com'è che ti chiami? Zuba, figliolo. Zuba? Oh, che bel nome. Io aspetterei a festeggiare. Rimane ancora un rito. Ed è il più difficile di tutti. Provo a indovinare il gioco della campana. Oh, non è male quello. No, no. Parlo della terribile sfida nel canyon. Soltanto i leoni più forti e coraggiosi possono arrivare fino in cima. Certo, come no. Molto bene, figliolo. Questo è l'ultimo rito. E meno male. Devi soltanto correre e saltare fino ad arrivare in cima. Poi dovrai urlare il tuo slogan. Qua? Ok, che si passa per da questo lato, però. Al tuo trionfo. Prima ci sono... la madonna, è volato via. Ci sono un po' di soldini che posso recuperare. Ok, pensavo ci fosse un muro segreto. Ah, madonna, pensavo di aver visto un altro di quegli avvoltoi, invece no. Lì c'è del mango, ci sono altri soldi, aspetta. Ecco fatto. Prendiamo tutto quello che madre natura ha da offrirci. E ora proseguiamo. Ecco fatto. Pensi davvero di riuscire ad arrivare in cima? Sì. Che pensi soltanto tu. Scusami, posso... Ecco fatto, te lo sei meritato, ma proprio, proprio cattivo proprio. Un po' esagerato, eh. Allora, dove devo andare? Dall'altro lato, giustamente. Ok. Dai! Posso colpirlo, quello lì? No. Prendi il mango, bravissimo. Dai! Ma porca, ecco fatto. Ok, qua la corrente funziona ma è lenta. Non è che succede nulla. Ecco, te lo sei meritato, ma proprio cattivo, cattivo, cattivo. Allora, come raggiungo quella moneta? Secondo me dovrò cadere dall'alto per arrivare lì. Allora, passaggio fra una grotta e l'altra.
Ecco qua, grazie. Uno, due. Quelli cosa sono? Ah, specie di granchi, credo. Per qualche motivo i granchi sulle pareti, però penso più siano roba tipo insettoni, zecche giganti, ma non voglio azzardare ipotesi strane. Allora, arriviamo dall'altra parte. Dio mio, Alex, come ci arrivo? Ecco, molto lentamente, ma ci arrivo. Aspetta, oh, ho capito, potevo prendere... Vabbè, ascolta, va bene così, guarda. Qualsiasi cosa tu faccia, non guardare in basso. Va bene. Ah, ecco come arrivavo la moneta. Bastava passare da qui. E se scendo qua? Ok, posso scendere. Eccole qua, prese. Tanto lo sapete che a me, in sto gioco il collezionismo, mi frega relativamente poco. Ma già che ci siamo, perché non completarlo, no? Posso... Ok, non posso lanciare il mango in questa parete, peccato. Però, obiettivo, prende tutte le monete. Aspetta che passo, perfetto. Ale, missione compiuta. Sei arrivato. No, ho Dio mio, l'unica cosa che mi fregava era il video. Ho schiacciato X per sbaglio. Sei arrivato in cima. Ora urla il tuo slogan così che tutto il canyon lo senta. Forte e fiero. Ah, sì, lo slogan. Che ne dici di... Io adoro la zuppa. Oh no. Cosa? È questo il tuo slogan? Ma che cos'altro potevo dire, così, su due piedi? Beh, temo che così non possa andare. Non ti possiamo dare un cappello della vittoria con... Adoro la zuppa. No, andiamo. Papà. Temo che abbia ragione, figliolo. Hai completato il rito, ma senza un bello slogan devi indossare il cappello della vergogna. Il cappello della vergogna? No, va bene. Lo indosserò. Posso tenere il cappello mentre vado un attimo dai miei amici? So che è una stupidaggine, ma... tornerò subito, ok?